Bella ragazzi. Bella ragazzi, questa volta vi faremo vedere come abbiamo già accennato nel video incidere acciaio inox con il sale da cucina, dove abbiamo detto che si può incidere anche l'oro. Vi mostreremo che si può sciogliere l'oro con il sale da cucina indirettamente. Sarà il cloro che si forma ad agire a sciogliere l'oro. Qua abbiamo un pezzo di carta, sale da cucina, acqua, stagno e questo, oro, un pezzettino d'oro, una stagnola e una pila da 9 volte. Allora, prima cosa, mettiamo il sale da cucina nell'acqua. Buttiamone un po', così facciamo prima, se non bisogna aspettare che si sciolga. Rimpastiamo bene. Poi ci vuole un po' di tempo perché bisogna bagnare questa carta qua, da tutte e due le parti, impregnarla di questa soluzione di sale da cucina, cloruro di sodio, sale da cucina, naturalmente cloruro di sodio. Poi serve un pezzo di carta che non trovo, quello per asciugare. Questo, ecco. Anzi, bagniamolo ancora un po' bene. Deve essere bella impregnata proprio bene. Poi però deve essere asciutta fuori perché sennò fa casino, non resta netto il segno che vi mostrerà. Ecco. Ora togliamo. Sembra che si sia impregnata abbastanza. Sì, direi di sì. Raga, proviamo così. Togliamo l'eccesso di acqua, così resta lei umida e basta. Ok. Ora poggiamo su la stagnola questa carta umida. Prendiamo la pila, colleghiamo la stagnola al polo negativo, ricordatevi negativo, dove si formerà idrogeno, e l'oro al polo positivo, aspettate che facciamo prima fare così, così, e andiamo a creare un punto di contatto sulla carta. Attenzione, qua non deve fare contatto, sennò è inutile. E toccherò giusto con il bordo della carta, spingendola, della carta dell'oro, spingendolo verso la carta. Sotto c'è la stagnola, sta formandosi l'elettrolisi. Si sente un minimo di odore che assomiglia alla poligrina. E si sta formando cloruro d'oro perché il cloro che si forma, scioglie l'oro. Ora, se guardate bene, si vede una riga un po' giallina. Quello è già oro, che è cloruro d'oro nella carta. Ora lo evidenzieremo formando cloruro di stagno addosso al cloruro d'oro. Stesso procedimento dove il sale da cucina, cloruro di sodio, sviluppa cloro sul polo positivo. Appoggiamo, schiacciamoci sopra, qua non deve fare contatto, lo stagno che l'ho schiacciato col martello per fare una superficie grande. Ecco qua. Come potete vedere, una riga nera. Questa qua sarebbe la cosiddetta porpora di Cassius. In realtà è oro colloidale. Praticamente con lo stagno ho ridotto il cloruro di stagno di nuovo a oro metallico in piccolissimi granuli praticamente quasi atomici che lasciano una striscia nera. Di sotto non è quasi, è un pochino passato, ma soprattutto di sopra. Prossimamente faremo altri esperimenti su questo argomento. Bella ragazzi, Bella ragazzi.